Signore e signore in ascolto, e anche se state guardando questo video di questa intervista, sappiate che uno, non è mai successo che, ecco, sentire Flavia che sta ridendo, è già, non è mai successo che il libro in questione, in questo caso un fumetto, in questo caso Cresci Piano, Pensa a me di Walter Leoni, fosse in fisicamente la copia in studio. L'autore è al telefono. Beh, ma la che copia... avessimo la copia in studio è capitato, grazie al cielo, copia, anche altre volte. Ma la copia fisica fosse piena di segnalibri. Walter Leoni, buongiorno, benvenuto, grazie per essere qui. Buongiorno Flavia, buongiorno Giovanni, grazie a voi. Allora, intanto andiamo con ordine, partiamo con la tua scelta musicale. Come mai siamo partiti con questa canzone? I Proclaimer, sì. Perché è una canzone che, nonostante abbia qualche anno, ho scoperto da poco, mm-hmm. me ne sono innamorato e negli ultimi tempi cerco un tantino di rinunciare a quello che ero in passato e di trovare cose nuove da fare. E questa canzone mi piace molto perché dice che per amore sarai disposto a fare tutta la fatica che è necessaria. Mi piace molto. Mi sembra anche molto adatta, diciamo, alle storie che raccontiamo, perché in effetti non è sempre facile, no? Avere a che fare, ma non solo con i figli, con le famiglie, le mogli, i mariti, o genitori, compagni, quel che lei, insomma, qualsiasi tipo di relazione non è mai facile. E tra l'altro la cosa che secondo me è molto, molto bella di questo libro è che, a parte il livello di rispecchiamento gigantesco, insomma, almeno che io ho ritrovato, ma che poi, insomma, tutti possiamo essere tutti i personaggi in vari momenti della nostra vita. Cioè possiamo essere te, possiamo essere la compagna, possiamo essere il figlio, possiamo essere, insomma, in vari momenti ruotare e sentire la nostra voce. È la cosa straordinaria è che Walter Leoni non ha fatto un fumetto né su Flavia, né su Giovanni, né su nessuno, ma sulla sua esperienza. Quindi, accidenti, complimenti per questa... questo neorealismo, possiamo definirlo? Come... Vi ringrazio, ma in realtà la cosa dell'identificazione era qualche cosa a cui all'inizio non avevo minimamente pensato, semplicemente mi limitavo a mettere su carta le cose che mi succedevano tutti i giorni. Mm-hmm. Poi, trattandosi di dinamiche familiari, di rapporti con una moglie, con un figlio, eccetera, immagino che parecchi ci si rivedano. Però all'inizio non l'avevo preso in considerazione, invece effettivamente il meccanismo è forte, un sacco di persone mi dicono che si rivedono nelle mie strisce, ed è strano perché quelle raccontano effettivamente la mia vita e quella della mia famiglia. È strano e anche bello. Senti, prendere esempio, diciamo, anche raccontare, no, cose che si vedono tutti i giorni, quali sono i pro e i contro, cioè, anzi, o meglio, quali sono le cose sicuramente belle, sicuramente di ispirazione, ma quali possono essere i pericoli anche di avere questo tipo di, diciamo, di scegliere questo tipo di narrazione? Allora, dovendo raccontare, soprattutto dovendo fare una striscia autobiografica che parla di persone che esistono e alle quali voglio bene, tra parentesi, necessita di c'è la necessità di raccontare le cose con rispetto, e con rispetto soprattutto delle persone che vai a raccontare. Non tutto quello che racconto è successo veramente, ma tutto quello che racconto è plausibile, e cioè sono cose... Non posso mettere in bocca a mio figlio o a mia moglie cose che non potrebbero mai dire o non potrebbero mai fare, non le posso trattare come dei personaggi immaginari. E quindi ho dei limiti molto stretti, per un certo verso, perché non posso tradirli, diciamo, raccontandoli come fossero delle marionette. E al tempo stesso, però, effettivamente mi basta quello che mi danno tutti i giorni per andare avanti con le strisce. E il pericolo è che non voglio, la cosa che non voglio rischiare è di raccontare più che quello di quello che loro sono disposti a condividere. Uh-huh. E questo vale per me e vale anche per loro. Ma tutte le strisce che ho realizzato e disegnato sono state lette e approvate anche dalla mia famiglia. Okay, c'è un bollino di qualità piuttosto importante. A livello proprio di gestione del tempo e anche degli spazi di lavoro, noi ci eravamo sentiti
4 anni fa con SS Tata, poi subito dopo, non mi prendo, non faccio collegamenti né meriti, hai vinto il premio Gran Giunigi a Lucca, il premio Changes, chiedo scusa, nel 2020 come migliore esordiente a Lucca Comics del 2020 per SS Tata, ma a livello proprio di gestione del lavoro, anche del carico di consegne nella gestione del tempo, in che tempo, in che spazio hai lavorato e hai pubblicato su Linus, su internet, sui tuoi social, che appunto possono essere trovati come Totally Unnecessary Comics, ma potrei aggiungere Unnecessary un cavolo, visto come che l'effetto che fa e anche l'esempio che dai, ma in che tempo e quando li fai? Esatto. Sempre. Dunque, SS Tata è uscito in pandemia, scelta strategica di marketing oculata, sì. E poi il premio l'ho vinto sì, nell'anno nel 2020, come migliore esordiente alla tenera età di 45 anni. Vabbè, è l'Italia, quindi va bene così. Però poi c'è stato il periodo della pandemia e in quel periodo è successo che sono rimasto a casa con mio figlio di quattrenne per un sacco di tempo. Mia moglie continuava a lavorare da casa e con orario d'ufficio, quindi ero io che mi prendevo cura del bimbo e lì un bimbo ti riempie tutti gli spazi, anche quelli mentali, non solo quelli lavorativi. E quindi ho tirato un po' i remi in barca con il lavoro e mi sono dedicato a lui. Poi quello che succedeva nel corso della giornata sono andato a raccontarlo nelle strisce. Sono state viste da Igor, il direttore di Linus, gli sono piaciute e mi ha chiamato a collaborare con Linus. E quello è stato anche lo stimolo per proseguire, perché richiede un impegno che non lo so quanto sarei stato disposto a portarlo avanti poi, senza che qualcuno se ne interessasse per portarli su cartaceo. Certo. Però è una cosa che mi fa compagnia oramai da 4 anni. Io lavoro in casa, mia moglie lavora in casa, mio figlio spesso in casa, e quindi è difficile trovare. Diciamo che ho altre priorità rispetto al lavoro e tutto il resto del tempo che mi rimane a disposizione faccio quello, soprattutto la notte, di solito. Quando ho messo a letto mio figlio, gli ho raccontato la storia e incomincio a lavorare normalmente. Certo. Senti, una delle caratteristiche un po' di queste strisce e di questo racconto, lungo racconto, diciamo, di quotidianità, è l'importanza che hanno le storie, cioè le storie dentro, diciamo, il rapporto, soprattutto tra padre e figlio, le narrazioni esterne, penso ai personaggi dei fumetti, ai personaggi dei cartoni, ai personaggi dei libri, come se effettivamente ci fosse un essere sempre completamente immersi nelle storie, anche proprio come ispirazione di giochi, ma non solo. È davvero così? Sono così importanti? E che tipo di storie, diciamo, quali, non dico utilizzi, però diciamo quali ti viene spontaneo utilizzare all'interno dei giochi o nella, non lo so, anche per raccontare o, permettimi il termine che non amo molto, però insegnare qualcosa a tuo figlio? E se queste storie, questi racconti hanno sorpreso te mentre le esatto, raccontavi? Sì, mentre le raccontavi. Allora, una caratteristica meravigliosa di mio figlio è che è un ottimo ascoltatore. Okay. Ascolta, gli piacciono le storie e a me ho scoperto che piace raccontarle. Meno male. Immaginarlo, visto il lavoro che faccio. Ma invece mi sono trovato a cercare di condividere con lui quello che era il mio immaginario. Per me i fumetti e le mie storie sono sempre state un qualche cosa di profondamente privato, intimo, una cosa che riguardava solo me, che non ho mai condiviso con la mia famiglia, i miei familiari, eccetera. E tutto quell'immaginario che avevo accumulato nel corso del tempo, fin da quando ero ragazzino, ho cercato di raccontarlo a lui, anche perché lui ascolta tanto, io parlo tanto, ma sembra che non ci sia proprio, che non finisca mai questa cascata di racconti. E poi però non volevo trasformarlo, non volevo solamente trasmettergli il suo immaginario, ma volevo essere partecipe anche del suo. E quindi guardavo i suoi cartoni animati, leggevo a lui i suoi libri, e quindi abbiamo costruito insieme anche un immaginario condiviso, che è fatto delle mie storie, del mio immaginario, che è fatto delle sue storie e del suo immaginario, e su quello lì
è una cosa che è fatta per capirsi. Certo. Ed è stato bello perché oltre a aver potuto raccontare cose di cui ero innamorato fin da piccolo, ho imparato anche tante cose nuove e il mio immaginario si è allargato. Cos'è che ti è piaciuto? Mi sono reso conto scusami. Di come il mio immaginario fosse inadeguato ai tempi moderni. Certo. Ed è stato anche un modo per raccontare come la difficoltà di una persona. Io ho avuto mio figlio che avevo 41 anni, quindi comunque ero abbastanza avanti con gli anni, di doversi rapportare con un bimbo e mettere in confronto la propria educazione con le necessità di crescere un bimbo adesso. È tutto cambiato, è tutto diverso, e anche questo scontro di immaginari aiuta a farlo emergere, aiuta a far emergere la cosa. La domanda sorge spontanea: che cosa del suo immaginario ti è piaciuto di più? Quali sono i personaggi che ti piacciono veramente, cioè non quelli che racconti perché piacciono a lui, no? C'è qualcosa che ti ha... Per esempio, io, avendo figli, mi sono innamorata di Bluey, ora per dirne una che allora, fa parte del loro immaginario e non certo del mio, ecco. Ma guarda, per esempio, una cosa dalla quale ero rimasto completamente escluso era tutta la saga di Harry Potter. Okay. Era qualche cosa che non mi aveva mai colto, ero troppo grande per sì, pure a me, esatto. Uscito, e cercavo qualche cosa però da poter leggere a lui che potesse un minimo interessare anche me o che potesse essere piacevole da leggere per me, e infatti gli ho letto tutto Harry Potter. Okay. Al quarto, quinto libro ci siamo interrotti e ho proseguito da solo. Okay. poi ho riscoperto cose che io da piccolo avevo letto magari in modo rapido, ma le ho ricapite e mi sono riappassionato a cose rileggendole a lui. Per esempio, ho riletto a lui tutta la saga di Zio Paperone scritta da Don Rosa, e era una cosa che io avevo letto parzialmente, e invece è un immaginario fantastico, una lettura del personaggio straordinaria. A lui è piaciuto tantissimo e io me ne sono rinnamorato da distanza. Invece il dottor Nitorinco come nasce? Nasce semplicemente dal pretesto per raccontare del fatto che mentre io condivido la stanza con mia moglie, che è in conference call con tutta Europa e spesso con il mondo, facendo un lavoro comunque serio. Tra virgolette. Mentre io sono lì che disegno gattini, disegno me stesso molto spesso in situazioni assurde, disegno lei e disegno mio figlio, ma molto spesso disegno anche cose più imbarazzanti da rivelare. E quindi ovviamente nel momento in cui serve di fare qualche cosa di pratico all'interno di casa o serve qualcuno che possa un attimo interrompere il lavoro, diciamo che tra interrompere una conference call con l'estero e interrompere la storia del dottor Nitorinco, il dottor Nitorinco perde. Ecco, la storia del dottor Nitorinco me la sono inventata esclusivamente per quella gag, poi però mi sono appassionato e l'ho proseguita. Senti, invece come vive tuo figlio il tuo lavoro? È una cosa che, diciamo, a cui tu lo metti a parte? È una cosa che tende a voler fare anche lui o invece che un po' rifiuta? Come va questa cosa? Allora, all'inizio io pensavo che sarebbe stata un'arma di fascino enorme. Hai un babbo fumettista. Insomma, che cosa vuoi di più dalla vita? È come avere il parco giochi a casa. Non gliene è mai importato troppo, l'ha sempre dato per scontato. E quando era piccolo preferiva farsi fare i disegni da mia moglie che da me. E li trovava anche molto più belli, quelli di mia moglie. Si faceva disegnare i polipi da mia moglie, che erano semplicemente un cerchio con delle righe, sembravano dei ragni. E però li preferiva ai miei ricchi di tentacoli. Sento del rancore, perdonami se registro questa cosa. Esatto, quindi mi ha ignorato per parecchio tempo. Oltretutto si sta rivelando anche controproducente adesso che fa, da quando è iniziato l'età scolare, perché non lo posso neanche aiutare a fare i compiti, a colorare, perché io tendo a colorare dentro gli spazi.
e lui dovrebbe, ma non ci riesce, e quindi non posso neanche colorargli le cose, sennò le maestre se ne accorgono che non le ha fatte lui. Quindi o coloro io fuori degli spazi o deve imparare lui a colorare dentro. E adesso però ha incominciato a capire, non da tanto tempo, che le strisce che gli ho sempre raccontato, le nostre vicende, eccetera, le leggono anche altri, altre persone fuori della famiglia. E questa cosa credo che lo abbia molto inorgoglito, anche troppo, infatti, in qualche maniera dovremmo correre ai ripari. Però l'ultima volta che siamo stati a una manifestazione di fumetto insieme, ha capito che la gente veniva, leggeva le strisce dove lui compariva e diceva a tutti che lui era il protagonista e che io ero un semplice figurante, e si è messo lì a realizzare disegni per i suoi, tra virgolette, fan. Beh, diciamo che così è ancora buono. Io mi preoccuperei quando si arriverà alla preadolescenza o adolescenza, che forse, non so, vorrebbe un po' modificare la sua visione delle cose. Mi fa molto ridere verso la fine della raccolta. Ovviamente il bambino sta crescendo e con questa crescita ovviamente cambiano, no? I rapporti, cambiano le cose che si fanno insieme, ed è normale che sia così, insomma. E questo è un po' traumatico per un genitore che ha un certo tipo di abitudine anche a vedere il figlio che diventa un ragazzino. Ma chi sei tu, ragazzino? Dov'è mio figlio? Ma sono io. No, sei un ragazzino. Lui era un bambino. Com'è andata effettivamente questo passaggio? Come sta andando? È vero che credo sia ancora piccolo, però insomma... Già si vede la differenza. A 7 anni comincia, vabbè, quasi 8, sì. Quindi comincia effettivamente a diventare grandicello. È stato traumatico, non so se per tutti i genitori è così, per me lo è stato e parecchio, perché io e mio figlio siamo stati insieme veramente tanto quando era piccolo. Me ne sono occupato io quando era molto piccino e mia moglie era impegnata con il lavoro. L'ho seguito, ero io che lo accompagnavo al nido, a scuola, eccetera. Siamo stati insieme un sacco di tempo. Vedere che adesso frequenta altra gente, si è fatto altri amici, addirittura ha un miglior amico che non sono io, questa cosa mi ferisce profondamente, ma siccome ho una dignità da difendere, cerco di nasconderlo il più possibile. Più che altro è la paura, è la paura di doverlo condividere con il mondo, perché io gli voglio un gran bene, ma il mondo è fatto da altre persone e io non lo so che cosa pensano, che cosa vogliono. Non mi fido molto del mondo circostante. Vedi come si vira alla commozione in un attimo, no? Subito così. No, io pianto anche quando ha tolto la tuta con i piedini. Se è chiuso un mondo, ho capito che quella fase della mia vita non molto sarebbe più tornata e ne ho sofferto terribilmente. Ma quello sono io, no, diciamo, non credo che sia un problema comune a tutti quanti. Però sì, sono diventato un frignone. Io sono sempre stato, sono 1,85 m, peserò 100 kg, non ho mai avuto, sono sempre stato fisicamente un uomo tutto d'un pezzo, non ho mai avuto paura di niente. Da che è nato mio figlio sono diventato veramente... una cosa che si commuove di fronte ai cartoni animati della Pixar, uno schifo. Evidentemente quell'essere tutto coperto fragile. Ti faccio una domanda su questo. Questo tipo di riflessione che anche fai attraverso i fumetti, scrivendo anche, ti ha fatto un po' anche riflettere sul concetto di paternità anche nella società? Diamo un po' quasi un po' sul politico, io direi. Sì, beh, io sono cresciuto veramente in altri tempi, a doverli raccontare, ma lo saprete, sembrava veramente, era veramente tutto completamente diverso. Io sono cresciuto con l'idea che il mio dovere di figlio fosse quello di non essere di intralcio, cioè i miei genitori avevano da fare, lavoravano entrambi, e io l'unica cosa che dovevo fare era non rompere troppo le scatole, stare per conto mio, non creare problemi e sopravvivere. E questo era tutto quello che mi si chiedeva nell'infanzia. È vero anche che questa cosa di non essere di intralcio un po' te la porti dietro nel corso della vita, forse ti lascia un piccolo buco dentro. E quindi corri il rischio.
poi di pensare che è l'unica cosa che ti venga richiesta, e invece no. Io con mio figlio non voglio che lui pensi mai di essere di intralcio, lui, e voglio essere partecipe delle cose che fa, voglio sapere cosa fa, voglio che quando parliamo abbiamo alle spalle un immaginario comune di cui parlare. Non voglio esserne il padre, e quello è il mio ruolo. In certe maniere vorrei anche essere suo complice per certe cose, non solo che sappia che se ne ha bisogno io ci sono, ma anche che si senta legittimato e tranquillo nel chiedere, cosa che per esempio per gente della nostra generazione, della mia generazione se non altro, non era così scontata. Al 351-5241-101 arrivano dei messaggi inequivocabili. Qui ci sono lacrime. Oppure appunto... fa piacere per uno che si segna un fumetto umoristico. Ma invitando tantissimo a recuperare le 286 pagine di Cresci Piano Pensa a Me, che perlomeno io adesso lo posizionerò in una maniera poco consueta nello scaffale. Io ho capito che non lo devo sfogliare mentre faccio l'intervista, innanzitutto perché se vedete il video, poi quando pubblicheremo la video intervista, io a volte rido, ma ovviamente non c'entra quello che sta dicendo Walter in quel momento. Walter, perdonami, ma hai sentito degli sfiatini, che era Flavia che si nascondeva sotto il tavolo perché rideva. Ho beccato la striscia sui barba papà, vabbè, comunque. Però appunto vi invito caldissimamente a recuperare Cresci Piano Pensa a Me, edito da Becco Giallo. Sono, ripeto, 286 pagine che io userò come almanacco, o meglio, no, l'almanacco segue un criterio. Ogni tanto li vai ad aprire. Io lo apro a caso e trovo degli input. Per esempio, appunto, collegandomi con il finale, che preparazione atletica stai seguendo per affrontare l'adolescenza? Mi sono fatto promettere da mio figlio che la salta l'adolescenza. Okay. Molto bene. Ho detto, passiamo direttamente dalla fase in cui adora il babbo perché è un bimbo, alla fase in cui il padre gli fa tenerezza, perché ormai il padre è un anziano e lui è un adulto. La fase quella della contestazione, dell'adolescenza, del ti odio, starmi lontano, eccetera, mi ha promesso che la salta. Fantastico. Ogni promessa bene, è un debito. Bisogna mettere in chiaro le cose, è un dialogo, si impara. Questo è un ottimo spunto, ottimo però troveremo spunto. Anche noi. Grazie dopo mille. Che uno è sopravvissuto alla propria adolescenza, sì, tra l'altro, adesso esatto. Deve sopravvivere anche alle adolescenze altrui. Esatto. No, infatti questa cosa mi spaventa molto, ma va bene. E su questa nota in minore esatto. Andiamo a Goldrake, la versione di Alessio Caraturo, scelta di Walter Leoni. A proposito del proprio immaginario da condividere, cos'è che piace di più a tuo figlio del tuo immaginario? Allora, è l'unico bambino che per carnevale si è voluto mascherare da Indiana Jones. Wow! Beh, però Indiana Jones è anche tornato, quindi va detto sì, che... Sì, vabbè, insomma... ma è un vecchio di Indiana Jones, esatto. Di adesso. Vabbè, però, dai. È tornato, ma tanto oramai era il mio mito di quando ero ragazzino. Adesso se ne è appropriato lui, e okay. Però mi sono abituato all'idea che da padre sono costretto solamente a fare le figure da gregario, e certo. Quindi sono Robin di Batman, non sono più Robin Hood, ma sono Little John, e non sono più Indiana Jones, ma sono Sean Connery. Giusto. E la cosa giusto. Non è male, non è mi tranquillizza. Male. Grazie mille a Walter Leoni, a presto. A prestissimo, grazie davvero. Grazie. Ciao. Vai.